Buonasera a tutti, buonasera Presidente del Consiglio, a tutti quanti. Io voglio portare delle parole di ottimismo, di costruzione, di volontà di fare per il futuro. Sono un sindaco al secondo mandato. Il mio programma di governo fin dal primo mandato è stato prima di tutto la scuola. Sono anche un insegnante, come anche il mio assessore alla pubblica istruzione. E come tali la scuola la conosciamo bene. Il comune che abbiamo ereditato era un comune in grave emergenza relativamente all'edilizia scolastica, un comune che negli ultimi 30 anni era cresciuto del 40% della popolazione, quindi un incremento demografico e un conseguente incremento della popolazione scolastica. Era necessario un piano di ricostruzione, di ampliamento, quindi dovevamo quindi dare una risposta soddisfacente come servizio scolastico alla nostra popolazione. Quindi da una parte intervenire sul patrimonio scolastico esistente, da ammodernare, razionalizzare, recuperare, mettere in massima sicurezza e adeguare secondo le normative antisismiche. Sono queste le due strade che noi abbiamo intrapreso, un percorso certo in salita che si è protratto negli anni, che è stato pianificato attraverso uno studio di fattibilità economico-finanziario e uno studio di fattibilità pedagogico-didattico. Lo studio di fattibilità ci ha aiutato ad evidenziare ovviamente i costi di realizzazione, di gestione, di compatibilità con le risorse disponibili. Ovviamente il mio è un comune di 12.500 abitanti, un comune quindi che deve fare i conti con tutti i vincoli finanziari e tutti quelli che gli amministratori sanno bene quali sono. Viste le esigenze demografiche, la soluzione più efficace individuata fu quella di costruire due scuole, una nel capoluogo e una nell'unica frazione di questo mio comune. E la soluzione fu quella di spalmare un progetto di ricostruzione, di razionalizzazione, di ampliamento del patrimonio scolastico esistente, il patrimonio di edilizia scolastica, da svolgere nell'arco di 10 anni, in 5 fasi, che non vi sto a dire nei dettagli perché, come ha detto il nostro Presidente, devo dire in modo piuttosto veloce e sintetico quanto voglio dire. Quello che mi preme sottolineare è che noi amministratori, io e la mia giunta, uniti, determinati, appassionati di politica come servizio alla comunità, abbiamo fortemente voluto questo. Fino al 2013 molti strumenti non li avevamo, abbiamo usufruito delle risorse nostre, proprie, quindi attraverso un piano di finanziamento con le nostre risorse, con un mutuo a Cassa Depositi e Prestiti e con l'alienazione di due scuole esistenti, abbiamo dato inizio alla prima fase della ricostruzione dell'edilizia scolastica, costruendo appunto una scuola. Tutto il resto del nostro programma deve svolgersi poi secondo altre fasi ben precise. Siamo partiti quindi con le nostre risorse e nel 2013 è successo qualcosa. È arrivato il governo Renzi. E non è arrivato invano per chi, come me, doveva costruire scuole, almeno due nuove, ampliare le scuole esistenti, mettere a norma tutto il patrimonio edilizio. E questo governo ha istituito una struttura
di missione per l'edilizia scolastica di cui noi ci siamo serviti. Ci siamo serviti, abbiamo lavorato in sinergia e io sono qui anche per ringraziare questa struttura, per ringraziare dell'aiuto che ci ha dato, della competenza, della professionalità, dei suggerimenti anche per arrivare ad ottenere quei finanziamenti che abbiamo ottenuto. La struttura di missione per l'edilizia scolastica praticamente ha permesso di dare le gambe, di mettere, di realizzare i nostri progetti. I progetti che sono stati realizzati grazie alla nostra capacità di intercettare tutti i finanziamenti che questo governo ha messo a disposizione per l'edilizia scolastica. I mutui BEI, l'opportunità di partecipare anche al bando INAIL, il bando INAIL con il quale noi potremo accedere a ulteriori finanziamenti, la sponsorizzazione delle scuole attraverso ditte locali, abbiamo usufruito anche di quella della legge prima ancora del bonus school, la legge sulle scuole belle, lo sblocca scuole. Ecco, io mi raccomando. Sindaca, grazie. Grazie mille. Dobbiamo pregare di salutarci. Va bene. Una volta che abbiamo qualcuno che mette in fila tutto quello che abbiamo fatto per la scuola. No, infatti, non è tu. Loro applaudivano. Non ma c'era Renzi, diceva, fatela parlare, dategli 10 minuti. Perché, a parte no, 10 minuti no. Vai. Però, ecco, voglio dire, con tutto il rispetto per tutti i settori, che sono tutti importanti, ma vi prego, la scuola è il nostro futuro, è il passaporto per il futuro, quindi le scuole vanno costruite, noi ci abbiamo messo la passione, il governo ci ha dato gli strumenti per poter finanziare in tutti i modi tutto quello che volevamo costruire, quindi con l'impegno, la volontà di servizio, la passione politica e le risorse del governo siamo riusciti a realizzare quello che era nei nostri sogni. Grazie a Lucia Ciampi, grazie.